Sono Andrea Rubera, uno dei portavoce della conferenza insieme a Martin Pendergast, e voglio darvi a nome di tutti noi del Global Network of Rainbow Catholics, che è un'associazione, un'organizzazione, un network, una rete di 13, promossa da 13 associazioni che sta prendendo vita in questi giorni, voglio darvi il benvenuto. Allora, prima di lasciare la parola a Gabriella Caramore, la direttrice di Uomini e Profeti, della trasmissione che tutti noi conosciamo, che modererà la conferenza, volevo dirvi due parole solo sullo spirito, perché sapete quello che sta succedendo oggi. Lo spirito con cui siamo arrivati a questa conferenza è uno spirito di proposizione al Sinodo. Noi abbiamo lavorato per 2 anni per fornire dei contributi al Sinodo, delle testimonianze al Sinodo. Scusate, prima di continuare vi volevo avvertire che ci sono disponibili delle cuffiette per le traduzioni. There are earphones available for simultaneous translation. Please let me check where they are. Okay, over there, if anyone needs simultaneous translation both from Italian to English and vice versa, dall'italiano all'inglese e viceversa, potete trovarle lì. Sentitevi liberi di prenderle, sono gratis, quindi andatele a prenderle senza problemi. La conferenza sarà in italiano e in inglese. Allora, il nostro obiettivo è di proporre di qualcosa al Sinodo, di portare la nostra voce al Sinodo, far capire al Sinodo che c'è una tematica che non si può più non affrontare, quella delle persone omosessuali, delle coppie omosessuali, delle famiglie omosessuali, a volte anche dei figli delle famiglie omosessuali. Noi dal Sinodo cosa ci aspettiamo? Siamo qui proprio per raccontare 6 storie, oltre ai superbi interventi di Mary McAleese, ex presidentessa della Repubblica d'Irlanda, e del Vescovo Raul Vera, racconteremo 6 storie in cui la pastorale inclusiva è già una realtà in 6 paesi del mondo. Cioè, ci vedrete storie da ogni parte del mondo in cui, su iniziativa delle singole comunità, quindi contando sulla buona volontà delle singole persone, la pastorale inclusiva già esiste. Esiste senza che si crei problema per nessuna parte della comunità, quindi con beneficio per tutti, perché si cresce apprezzando la diversità dell'altro. Come diceva Oscar Wilde più di 100 anni fa, le cose vere della vita non si studiano né si insegnano, si incontrano. Se noi non impareremo a passare dallo stato dell'ideologia, dal livello dell'ideologia, dallo scontro ideologico a quello del confronto umano, non andremo da nessuna parte, ed è questo il messaggio che noi vogliamo portare al Sinodo. Quindi benvenuti a tutti, grazie mille, e vi prego di dare un benvenuto particolare a Gabriella Caramore, che ha accettato gentilmente di moderare la nostra conferenza. Allora, vi ringrazio molto per questa opportunità che mi date. Sono molto banalmente eterosessuale e a rigore non posso neanche definirmi cattolica, pur essendo stata battezzata, eccetera, eccetera, e pur sentendomi fortemente implicata nella parola del Vangelo, nella parola cristiana. Però preferisco non appartenere, ecco, non mi sento di appartenere, quindi ho una certa anche estraneità con la tematica che voi proponete, di appartenere, come dire, di far parte, ecco, di una chiesa che è un organismo nato nella storia, cresciuto nella storia, con i suoi, le sue grandezze naturalmente, ma anche i suoi errori. Cioè, la Chiesa è un organismo storico e che tante volte, forse voi lo saprete, anche lo avete incontrato sulla vostra pelle, fa più... Scusate, ha fatto più da ostacolo che da tramite all'ascolto della parola, qualche volta, naturalmente. Ecco, quindi... Tutto a posto? Tutto a posto? Tutto a posto? Ecco. Quindi diciamo che io ho una certa estraneità a quello che oggi ci proponete, e allora direte
che ci fai qui, giustamente. Ho accettato questo invito molto gentile di Andrea Rubera per vari motivi. Cerco di essere veloce perché ho visto che abbiamo cominciato molto molto in ritardo. Allora, il primo è una questione di giustizia. Ora, io faccio una trasmissione di cultura religiosa in cui ospitiamo tutte le voci, tutte le tematiche, gli esponenti o non esponenti di tutte le tradizioni, perché riteniamo che l'espressione religiosa sia molteplice e che ciascuno abbia diritto di esprimersi in una strada diversa. Penso anche che la domanda di libertà religiosa, che è stata ribadita anche in questi giorni dal Papa Bergoglio, da Papa Francesco, possa significare molte cose. Da una parte, in un mondo ampiamente secolarizzato, la possibilità di avere accesso per ciascuno alla propria fede, a una fede diversa, nelle modalità che gli sono proprie, nella tradizione che gli appartiene o alla quale desidera appartenere. Ma libertà religiosa vuol dire anche che dentro una determinata tradizione, beh, ci deve essere una libertà per tutti di accostarsi a una storia, a una parola, a una vicenda, indipendentemente dalla propria identità, non solo sessuale, ma anche di qualunque altro tipo. Una donna, un uomo, un trans, un gay, un intellettuale, una persona più semplice, una persona che viene da lontano, una che viene da vicino. Ecco, penso che tutti debbano avere questa libertà. E libertà, lo ricordo, è anche una delle parole che circolano nel Vangelo. Allora, la libertà dello spirito che soffia non credo che debba essere impedita, come diceva Andrea, dalla dottrina. Ecco, allora è giusto, io credo, smuovere degli apparati dottrinari troppo rigidi proprio per far emergere la libertà dello spirito. Ecco, quindi da una parte un senso di giustizia, perché tutti devono potersi esprimere. Cosa non va? Grazie. Da una parte un senso di giustizia, da una parte il senso della libertà, e dall'altra io desidero anche conoscere questo mondo, perché è vero che l'omosessualità o la trans o la bi, quello che volete, non è una cosa nuova, ma è nuova questa emergenza come soggetti che rivendicano cose che prima non rivendicavano. Prima l'omosessuale o analogo era considerato e considerava se stesso necessariamente un outsider, un trasgressivo, e penso che esista ancora questo elemento, però nello stesso tempo c'è un desiderio di appartenere, di fare casa comune, per l'appunto, famiglia comune. Ecco, e quindi anche questo va conosciuto, e allora mi fa molto piacere che abbiate scelto questa via, non teorica, teologica, dottrinale e così via, ma di raccontare delle esperienze, perché ciascuna delle nostre vite non solo sarà giudicata per chi ci crede in un mondo futuro, ma è giudicata in ogni momento della nostra esistenza, non tanto dalla nostra dottrina, dal nostro rigore, ma dalla nostra capacità di amare, di accogliere, di fare giustizia non in senso giustizialista, ma operare per la giustizia, operare per la libertà, operare per la bellezza. Ecco, quindi io direi che subito passiamo a presentare la prima ospite, che sarà in colloquio con Robert Mickens, che è un giornalista britannico che ha lavorato molto anche su questi temi. E la nostra prima ospite è Mary McAleese, che è stata fino a qualche anno fa presidente della Repubblica Irlandese, e che adesso credo che lavori a Roma o comunque
Ecco, lavora a Roma e sta lavorando un dottorato in... Ecco, all'Università Gregoriana sul diritto canonico, è stato presidente dell'Irlanda e in quanto presidente dell'Irlanda ha sostenuto l'introduzione dell'uguaglianza del matrimonio in Irlanda per chiunque appartenga a qualunque forma di sessualità. Ecco, e proprio anche per le sue insistenze, diciamo, la Costituzione irlandese è stata modificata per ospitare matrimoni dello stesso sesso. Allora, io la invito a venire qui con noi, Maria Macalese con Robert. Robert Mickens. Allora, non sono inglese, sono americano, come potete capire anche dall'accento. Mary McAleese è stata presidente della Repubblica Irlandese dal 1997 al 2011. Dopo il suo mandato, come sapete, l'Irlanda è ovviamente diventata la prima nazione a tenere un referendum su questo argomento. Cioè, siamo stati la prima nazione a chiedere agli irlandesi se volevano cambiare la Costituzione in maniera tale che includesse sotto il capitolo matrimonio anche tutte le persone gay. E quindi c'è stata data quella possibilità e devo dire che la maggioranza, la grandissima maggioranza, il 65% delle persone che hanno votato, e tra l'altro hanno votato in moltissimi, hanno detto di sì. Non si parla tanto di matrimoni gay in Irlanda, si parla semplicemente di matrimonio tout court, matrimonio dei nostri cittadini, senza dover specificare se appartenga all'una o all'altra sponda o così via. È rimasta a sorpresa del risultato del voto? Assolutamente no, perché sono stata coinvolta in campagne di vario tipo sui diritti gay a partire dagli anni 70. Sono stata fondatrice tra l'altro di un gruppo che si occupava proprio di questioni legali in ambito omosessuale. Tra l'altro con mio marito, che è presente qui quest'oggi, siamo sposati tra l'altro da 40 anni. Bene, lui devo dire che è un vero e proprio martire. E come già è stato detto prima, bene, io sono un eterosessuale che crede nel matrimonio, che comunque è un appartenente della Chiesa Cattolica, che è cresciuta nella Chiesa Cattolica, è credente, fortemente credente, quindi questa è la mia provenienza. Ma l'altra cosa molto importante è che sono cresciuta a Belfast, dove i cattolici venivano, diciamo, privati di alcuni diritti perché i protestanti, diciamo così, erano la maggioranza, per cui erano molto cosciente dei diritti umani, della loro importanza. Quindi la mia chiesa, devo dire, che ha spinto molto verso i diritti civili soprattutto dei cattolici in quella zona difficile per loro. Quindi questo è stato, diciamo così, il mio humus, e devo dire che è stato uno shock culturale per me scoprire nel corso del tempo però che la mia chiesa non era poi una grande non difendeva poi così tanto i diritti delle donne, neppure quelli dei gay, e anzi di fatto li affossava. Cioè era sessista, spesso teneva atteggiamenti omofobici e così via. Negli anni 70 poi ho avuto però una fortuna di incontrare, quando ero studente, a San Francisco, dove lavoravo, la prima persona omosessuale, la prima persona gay, il mio capo, una persona veramente incredibile, eccezionale, molto tormentata però perché era molto escluso, amava molto la Chiesa,
amava anche molto la sua famiglia d'origine, però dovunque andava veniva sempre escluso per via della sua sessualità. E devo dire che si è aperto molto con me, abbiamo parlato molto, ho avuto la fortuna di interagire con lui e grazie a lui devo dire che sono riuscita a capire molto di più di questa questione. Poi quando sono tornata in Irlanda, qualche anno dopo, ho creato proprio una campagna per i diritti gay, perché in quel periodo era molto importante creare delle leggi nuove che potessero impedire quella criminalizzazione anche di natura legale tra atti omosessuali. C'era infatti una vecchia legge inglese che di fatto di natura penale che vietava i rapporti omosessuali, stranamente non tra donne ma solamente tra uomini. Ecco, quindi 40 anni fa come ho cominciato a occuparmi di tutto questo, quindi mi sono coinvolta tra l'altro con queste problematiche gay prima di sposarmi, poi 10 anni dopo è nato mio figlio, dopo essermi sposata, e 20 anni dopo ci ha detto tra l'altro che anche lui era gay, e sono stata veramente molto felice di scoprirla quella cosa. Sono stata molto felice di poter crescere in una casa che per lui appunto era amichevole, una casa gay friendly. Bene, negli anni 70, in quanto cattolica, ha visto che c'era qualche frizione, qualche difficoltà, magari non so, con i parroci, con i vescovi? No, devo dire per nulla, assolutamente. Negli anni 80, ma anche negli anni 70, francamente non c'era nessun problema da quel punto di vista. Poi invece nel 1984, ricordate che io sono stata comunque un attivista nell'ambito dei diritti gay oramai da 8 anni, negli anni 80, già me ne occupavo da 8 anni ed ero molto conosciuta da quel punto di vista. E in un'intervista radio, tra l'altro, era stata la prima persona a dire in quegli anni, credo alla fine degli anni 70, che il matrimonio gay poteva effettivamente essere una cosa che dovevamo affrontare nel futuro. Nel 1984, però, che cosa è avvenuto? Che il vescovo cattolico mi ha chiesto di accompagnarlo a questo forum, cioè di prendere parte a questo forum, un forum pubblico che veniva organizzato dal nostro governo e da alcuni partiti politici per poter in qualche modo indirizzare l'Irlanda verso il futuro. Ed io ero appunto parte della delegazione ufficiale e era una delle due persone laiche che si è occupata di quel lavoro. E quella sera che mi hanno chiesto di prendere parte a quell'organismo, l'arcivescovo di Dublino me l'ha chiesto, bene, quando mi ha chiesto di prendere parte a quella delegazione, si trattava di un forum che veniva tra l'altro trasmesso ovunque, sulla televisione e così via, però gli ho detto all'arcivescovo, guardi arcivescovo, attenzione perché lei sa che cosa penso, so che cosa penso dei diritti gay, quindi se mi faranno una domanda e mi chiederanno e che cosa ne pensa del catechismo, io francamente non difenderò quello che secondo me è indifendibile. E la sua risposta è stata, devo dire, molto interessante, perché mi ha detto io non ti chiedo assolutamente nulla da quel punto di vista. Effettivamente non mi aveva chiesto assolutamente nulla, non mi aveva detto che cosa dovevo dire. E devo dire che quella è stata una cosa veramente straordinaria, perché mostrava tantissima generosità anche da parte loro. E le domande però poi non sono state fatte, non sono state fatte domande sui gay, perché forse era un argomento del quale ancora non si parlava in quegli anni. Comunque 10 anni dopo, 20 anni dopo, soprattutto dopo il papato di Benedetto, ma anche durante, sulla base di quello che ha scritto, devo dire che ha confermato alcune cose negative che già erano state scritte in precedenza. Ecco, probabilmente in quel caso non avrei preso parte a quella delegazione ufficiale della Chiesa se mi fossi trovata in quell'altra situazione lì. E questo è molto triste. Bene, capire i diritti umani
è molto importante ed è molto triste vedere appunto che la Chiesa in quegli anni era rimasta su molte problematiche nel secolo precedente e non viceversa nel secolo che si affacciava. Ecco, durante il periodo del referendum, mi può dire qualcosa? In tutta onestà, certo, i religiosi, i vescovi hanno fatto una campagna contro il referendum, e questo va detto, soprattutto per quanto riguarda i diritti, diciamo, delle persone. Però devo dire che c'è stato un gruppo piccolo di religiosi che invece avevano un'opinione diversa, e a seguito del voto, certo, il mio rapporto non è cambiato con tutti i religiosi, conosco per esempio molti amici vescovi, e questo non ha affatto cambiato il rapporto che avevo con loro, però sicuramente la storia più importante che posso raccontare è che subito dopo il referendum è stato veramente vinto con grande maggioranza, no? Non so se ve l'ho detto. Ecco, c'è stata una messa, c'è stato un vescovo che ha servito in questa messa, ebbene lui ha chiesto, grazie, per mezzo della segretaria poi che ci ha incontrato separatamente, e ci ha chiesto di portare pane e vino all'autore, e probabilmente forse questo è stato uno dei gesti di maggiore riconciliazione, di generosità che ho così vissuto in molti molti anni. E devo dire che tutti abbiamo portato questi doni alla messa, durante le offerte, perché siamo stati veramente emozionati da questo atto, come per dire la riconciliazione, la pace, adesso siamo tutti d'accordo. Anche questo è successo dopo il referendum, e quindi quest'uomo ha reso chiaramente la sua intenzione. Noi eravamo benvenuti lì ed è stata un'azione stupenda, secondo me. E forse devo dire che forse il meglio deve venire. La Chiesa ha una pressione, subisce una pressione in questo senso. Ovviamente non bisogna parlare della dottrina, ma bisogna parlare della pastorale, la pastorale dei nostri fratelli e dei sorelli. Ma la pastorale è importante dal punto di vista della dottrina. La dottrina è al centro della pastorale. Però c'è una piccola menzogna. L'omosessualità è come se fosse un disturbo mentale, come se fosse, diciamo, una malattia, e questo è al centro della dottrina, e questo è sbagliato. E devo dire che la mia Chiesa ci insegna che l'omosessualità è veramente disturbata, ha un problema, è un qualcosa di diverso. Gli insegnamenti della mia Chiesa sulla omosessualità portano al male dell'omofobia, veramente a ciò che c'è di più negativo nell'omofobia. Ecco, dal punto di vista dello studente dell'università, e lei ha lavorato, ha partecipato a tutta una serie di studi, no? E questa teologia della Chiesa, lei sicuramente può dirci qualcosa. Sì, deve essere sfidata questa dottrina, ci devono essere un po' più apertura verso questa dottrina. Vorrei dire che la tradizione non può essere utilizzata per giustificare ciò che è sbagliato, ciò che è negativo, ciò che è il male. Attualmente è quello che si fa. Il polo gravitazionale della tradizione viene utilizzato come veicolo per rifiutare di affrontare la realtà crescente che è stata accettata da così tante persone nel mondo, e gli insegnamenti della Chiesa sull'omosessualità sono errati.
Ecco, quindi ci deve essere un cambiamento. Adesso non so se dopo il sinodo ci saranno dei cambiamenti, francamente, ma credo che il problema sta proprio nei pastori. Ebbene, ma noi ci sentiamo madre, gente di Dio, noi siamo fratelli, sorelle, noi abbiamo i colleghi, abbiamo amici che hanno veramente prestato attenzione ai loro insegnamenti, alla loro narrativa. Anche mio figlio ci ha detto: mamma, se questa fosse una scelta, io non la farei. E quando si sentono queste voci che parlano autenticamente di queste esperienze di vita vera, ebbene, non è possibile semplicemente guardare un libro, guardare la dottrina e cercare una risposta lì. Questa non è la risposta neanche di Dio, non è la risposta del Dio nel quale chiedo, non è la risposta del Dio che mi ha dato questo figlio fantastico. Io devo, credo che queste persone devono avere l'identità sessuale che ho avuto io, che ho avuto io da Dio. Ci sono delle figure nella chiesa tradizionale cristiana, soprattutto per quanto riguarda questa questione degli omosessuali, dei transessuali, di questi cristiani. Ecco, ma mente qualche figura? Sono stata un po' cinica sull'ultimo sinodo, pre-sinodo, e forse un po' più ancora più cinica per quello che verrà adesso in questi giorni. Ma se noi questo è una, diciamo, è semplicemente un consiglio, diciamo, è un organo consultivo, però se fossi presidente, nei giorni in cui ero presidente, se volessi osservare una questione, un problema, e ci sono tutta una serie di workshop organizzati su un tema, e poi vorrei vedere qual è il workshop che deve dimostrare un qualcosa, bene, io vorrei chiamare gli esperti del tema. Non posso parlare senza gli esperti. Ecco, adesso parliamo del sinodo, no? Il sinodo della famiglia, e vorrei rivolgere questa domanda. Ecco, se io volessi dell'expertise, della competenza sulla famiglia, non è che posso dire che la prima cosa che mi viene in mente potrebbe essere di riunire 300 uomini celibi per far parte di questo sinodo. Ecco, francamente sono persone che non hanno mai cresciuto figli, e la mia risposta al questionario dell'anno scorso, bene, ho riempito il questionario, era enorme, era lunghissimo, veramente oltretutto piuttosto complicato, ebbene ho detto, io volevo delle domande su di me, quanti di questi uomini hanno mai, non so, cambiato un pannolino a un bambino? Questa è una domanda molto importante per me, che non c'era nel questionario. Ecco, avete mai cresciuto delle famiglie? Non so, noi siamo madri, padri, è un qualcosa di molto diverso ed è molto difficile. E quando invece abbiamo un figlio omosessuale, abbiamo dei problemi ed è molto diverso. Noi dobbiamo anche fare in qualche modo da guardiane, da ispettori, per così dire, della vita di questo figlio omosessuale con il resto della società. Mio padre è morto 2 anni fa. Loro erano sposati da 63 anni, hanno avuto 9 figli, io sono la più anziana. Ebbene, mi ha detto, bene, prima di morire ho chiesto a mio padre, c'è un qualcosa che vuoi condividere con noi? E lui stava bevendo il suo whisky, come al solito. Ebbene, lui mi ha detto, ma voglio dire assolutamente che io adoro vostra madre, ma nel matrimonio ci sono tante cose che non ti piacciono anche della persona che adori di più del tuo partner, però impari a convivere con queste cose che non ti piacciono. Ecco, in questa esperienza di vita noi viviamo nel mondo reale, non viviamo in un mondo ideale, teorico, o dottrinale.
Ecco, sicuramente loro vivono in mondo con un polo gravitazionale sull'ideale, un polo gravitazionale di questi testi che è così forte, però non hanno mai dovuto affrontare il mondo reale. E devo dire che nel sinodo il polo gravitazionale dovrebbe essere sulla vita reale. Ecco, tutte queste persone che hanno risposto ai questionari, tutte queste narrative, queste storie di queste persone che sono state così coraggiose tanto da condividere con queste persone, ecco, tutte queste storie, questi aneddoti del mondo reale, ebbene, veramente hanno aperto ai cuori. So che alcuni di loro hanno parlato al sinodo, ma loro, molti di loro, o devono vivere con delle menzogne oppure devono vivere sempre alla ricerca dell'ideale, del mondo ideale. Ecco, Cristo non è venuto nel mondo per magari risolvere problemi che avevano già risolto, è venuto nel mondo per aiutare le persone che sono nel mondo reale, che hanno dei problemi nel mondo reale, da dare la grazia, la misericordia laddove è necessaria. E questa, l'amore di Dio è la grande risorsa che abbiamo. E allora perché dobbiamo razionarla? Ecco, questo è un qualcosa che non dovrebbe essere fatto. Non dobbiamo dare questo amore, questa misericordia solamente alle persone che vivono secondo questi principi e secondo questi ideali e che vivono la vita perfetta, e non invitare, per così dire, al nostro tavolo le persone che hanno delle diversità, persone separate, persone divorziate. Dicono sì, puoi venire a messa, però devi stare lì e non mangiare, perché gli altri hanno accesso al cibo e tu non hai accesso al cibo. Non lo diciamo noi, non lo facciamo, non abbiamo con i bambini un atteggiamento del tipo figlio A e figlio B. Noi li amiamo incondizionatamente, e non è quello che io ho insegnato ai miei bambini dall'inizio. Ecco, Dio ci dà un amore incondizionato a prescindere da tutto. E lei vede speranza nella Chiesa di oggi? Ci sono stati tutta una serie di eventi negli ultimi giorni, quando il Papa ha recato visita agli Stati Uniti. Devo dire che ci sono stati dei grandi sconvolgimenti, dei grandi avvenimenti negli Stati Uniti. E la congregazione della dottrina della fede, adesso non so, lavoreranno su tutti questi aspetti. Abbiamo anche il portavoce del Vaticano qui. Ebbene, lei vede della speranza in questo senso? Tra i ministri, tra i pastori? Sì, lo vedo tra le persone di Dio. Per esempio in Irlanda le persone sono accorse al referendum, hanno prestato attenzione alle storie dei coraggiosi come mio figlio, come molti altri, credo come un ministro del governo. Ebbene, è stato così difficile per lui parlare, e poi è arrivato un altro ex ministro del governo a 60 anni si è dichiarato, ha fatto il coming out per la prima volta. Ebbene, ci sono tanti altri casi che hanno fatto un coming out anche con se stessi, perché hanno vissuto questo conflitto. Nel sinodo si parla di questa così pretesa, di questa idea. Ecco, mio figlio ha chiesto agli arcivescovi locali: che cos'è che voi insegnate nelle scuole? Perché ovviamente questa è la domanda. Per esempio, se questo referendum ha vinto e sono le persone di Dio che hanno voluto questo referendum, ebbene,
non dovremmo essere intimoriti da persone che dicono che questo è un mondo pagano o laico. Io vedo la grazia, sento la grazia, sento la gioia del Vangelo, sento la misericordia, perché io credo in Dio. Io ho creduto in Cristo e nelle sue azioni, però per tornare a queste persone che hanno dato questo splendido regalo a se stesse, ecco, condividendo le loro storie, hanno parlato con il cuore delle persone, persone che sono cresciuti nella fede, sapevano, conoscevano la verità di queste storie, sapevano che le persone dicevano la verità. E lì in qualche modo devo far finta di essere un qualcun altro. È stato così terribile far finta di essere qualcun altro. Ovviamente ci sono poi queste barzellette orrende, tutte queste risate maliziose sui gay. Ovviamente uno fa finta di non essere gay. Ebbene, dopo questo referendum, se questo referendum è stato vinto, se vogliamo avere l'uguaglianza nei matrimoni, allora che cos'è che insegnano i cattolici nella scuola? E allora mio figlio ha chiesto: adesso che cosa insegnate dopo il referendum? Ebbene, c'è questo documento di 72 pagine che adesso circola nelle scuole. E qual è la pretesa? È che tutto il pubblico sia eterosessuale, non c'è menzione di LGBT, di altre persone, di persone diverse, omosessuale, quindi bisogna, io interagisco con molti seminaristi e anche con i miei colleghi, molti dei religiosi sono omosessuali e loro mi dicono: non puoi dirlo, tu devi stare a questo gioco. E molti di voi, molto di loro purtroppo, per cercare di promuovere così le credenziali degli eterosessuali, diventano omofobici in maniera veramente dura. E per me è una delusione. È una delusione, perché in tutta la mia vita, e io devo dire che sono cresciuta praticamente in un pub, non è che necessariamente sia un ambiente così religioso ideale, però a volte un luogo della lingua volgare, della lingua popolare, ecco, in qualche modo lì si respira la realtà delle persone. E anche se in maniera educata, ma in tutta la mia vita non ho mai sentito tali commenti volgari dal punto di vista sessuale, omofobici, come invece io ho visto da questo numero ridottissimo di religiosi, di preti, e spero veramente che questo si renda noto. E devo dire, io non vorrei mai che questi religiosi crescessero i bambini, perché questo linguaggio è assolutamente terribile, un linguaggio omofobico utilizzato da loro. Questa è stata la mia esperienza, però devo dire che ho anche sperimentato il bene, la grazia, il coraggio, le persone che sono coraggiose e vogliono veramente dire apertamente quello che sentono. Però magari nei seminari, nei monasteri, in tutti i luoghi religiosi ci si trova nella stessa situazione, come gli ex ministri, i giornalisti di cui parlavo prima, vivono nella menzogna, mentono a loro, mentono ai genitori, mentono agli amici e mentono alla comunità. Perché? Perché sono terrorizzate di dire la verità a se stessi. Perché? Perché la Chiesa gli insegna un qualcosa che li inserisce in una piccola scatola nera e li lascia lì. Ecco, ovviamente bisogna vivere vite autentiche, proprio come Dio ci ha insegnato. Vorrei ringraziare la nostra oratrice, la nostra Mary McLeese.
negli ultimi 2 anni. Diciamo che di fronte negli anni 70, negli anni 80, molte persone non erano poi così coraggiose, però è importante dedicarsi a questa questione ed avere più coraggio. Grazie.